Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro primo appuntamento della rubrica AIB Sicilian Air. Io sono Daniela Iacobello, componente del Comitato Esecutivo Regionale della Sezione Sicilia dell'AIB. Saluto innanzitutto la nostra ospite Francesca Migneri. Buongiorno Francesca e grazie per aver accettato il nostro invito. Prima di presentarvi in maniera doverosa Francesca e prima di iniziare a conversare con lei, permettetemi di fare alcuni ringraziamenti. Ringrazio innanzitutto i miei colleghi del CER con i quali abbiamo elaborato e progettato questo ciclo di incontri che ci terranno compagnia per qualche mese. Devo poi ringraziare il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania che ci ospita sui suoi canali social. E poi un ringraziamento particolare ai colleghi della sezione Liguria dell'AIB che hanno dato vita a questo format di videoincontri con gli esperti e che poi noi come AIB Sicilia abbiamo deciso di condividere. Quindi un grazie speciale ai colleghi perché appunto sono stati loro a passarci l'idea. Ma torniamo a Francesca, intanto ve la presento. Francesca Migneri ormai da diversi anni si occupa di educazione alla lettura. Il suo percorso professionale inizia con una formazione presso l'Accademia Drosselmeier di Bologna e poi con una collaborazione sul campo con, Marcella Terrusi, che è una pedagogista, studiosa e ricercatrice in letteratura, per ragazzi. Francesca ha un passato da libraia e la sua attività professionale, si svolge attraverso svariate attività. Si occupa innanzitutto di formazione, tiene infatti corsi rivolti a bibliotecari, insegnanti ed educatori. Svolge attività di consulenza presso librerie sia per ragazzi che generaliste, scrive su diversi portali, riviste specializzate e una volontaria Nati per Leggere, ma soprattutto, lasciatemelo dire, una grande amica delle biblioteche, una grandissima appassionata di libri per bambini e ragazzi e di libri in generale. Il titolo che abbiamo scelto per questo incontro è appunto Leggere prima, durante e dopo la crisi. È il riferimento ovviamente alla situazione in cui, nostro malgrado, ci siamo trovati a causa dell'emergenza sanitaria. E a proposito di crisi, molti lettori, anche lettori forti, sia adulti che ragazzi, hanno dichiarato che durante il primo lockdown, nonostante avessero a disposizione molto tempo, hanno trovato difficoltà a concentrarsi nella lettura. Ora, in generale, si sa che l'Italia non è un paese di forti lettori, siamo piuttosto indietro rispetto agli altri paesi europei. Quello che vorrei chiederti, Francesca, è come pensi che noi usciremo da questo periodo come lettori, ovviamente, e soprattutto come pensi che ne usciranno i ragazzi? Grazie Daniela, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità, per avermi invitato. Come ne usciremo? Difficile da dire. Anche io che sono una forte lettrice, ho avuto all'inizio la sensazione di avere tantissimo tempo a disposizione durante il primo lockdown e quindi ho cominciato a rimbalzare da un libro all'altro come un canguro impazzito. Non che io non lo faccia normalmente, per passione e per professione, però in quel momento mi sembrava di poter leggere tutto quello che era rimasto in sospeso. Eppure ero anche io in uno stato di apnea. Permettetemi anche la metafora con la problematica, e quindi non riuscivo a concentrarmi. Come ne usciremo è difficile dirlo. L'Italia è un paese che non legge, ha una nicchia di forti lettori e poi c'è diciamo quasi una sorta di deserto.
in più no, l'accesso democratico, quello che io chiamo l'accesso democratico alla lettura, soprattutto per quanto riguarda la nostra regione, non è molto valorizzato. Qual è l'accesso democratico? Le biblioteche. Le biblioteche, che sono un patrimonio necessario allo sviluppo, sono un presidio necessario alla sviluppo proprio civile, in realtà in Sicilia non sono valorizzate, sono trascurate, non è valorizzata la figura fondamentale del bibliotecario, non abbiamo le forniture, non ci sono abbastanza fondi per rendere fornite e aggiornati i cataloghi delle nostre biblioteche. Quindi già questo è un problema. Senza l'accesso democratico al libro, come potremo mai risolvere? Quindi qual è la strategia? Forse tutti come cittadini dovremmo farci sentire e pretendere, perché è un diritto pari ad altri importantissimi, che le biblioteche siano fornite. Quindi, ma questo, pandemia o no, è un problema che, storico, no? Per quanto ci riguarda. Per quanto riguarda i ragazzi, soprattutto quella fascia che riguarda la preadolescenza, l'adolescenza, che è, diciamo, un po' trascurata sotto certi profili, perché sulla fascia 0-6 ci sono moltissimi progetti da Nati per Leggere, ma tanti a contorno, no? Perché a mio avviso, ma questo è un mio parere personale, e coi bambini risulta più facile. Risulta più facile perché noi adulti apparentemente siamo convinti di poter scegliere per loro, no? Quasi nella totalità dei casi il bambino in quella fase subisce l'acquisto dell'adulto mediatore, subisce il gusto dell'adulto mediatore, e quindi è più facile gestire, no, la questione. Poi quali saranno i risultati si vedrà in futuro. Invece il preadolescente, l'adolescente deve chiaramente esercitare la sua autonomia, e lì l'adulto mediatore, che sia genitore, che sia insegnante, bibliotecario, libraio, ha un'unica strategia possibile per mettersi in ascolto. Ed è quello il problema di molti adulti, mettersi in ascolto delle istanze del lettore. Perché cosa si tende a fare? Si tende a censurare, no, le loro scelte, ci si mette come a guardiani, no? Si innalzano muri anziché creare ponti. Questo succede, è sempre successo, figuriamoci adesso, perché noi pensiamo che i ragazzi non leggano, o che i ragazzi non siano interessati alle storie. Niente di più sbagliato di questo, di questa affermazione, perché i ragazzi, oggi come oggi, vivono immersi nelle storie. Quando noi li vediamo capochino, con i pollici indaffarati, che sia un cellulare o che sia una Switch, questi ragazzi sono immersi in mondi narrativi. Allora, forse, dovremmo chiederci quali sono gli ingredienti che fanno stare il patto di complicità con quelle storie, con quei mondi narrativi, quei personaggi, per poter riportare questi lettori a casa. Il che non vuol dire che la tecnologia, il videogioco, quegli altri mondi narrativi siano il nemico. No, questi ragazzi dovranno percorrere parallelamente questi binari. Se noi adulti non facciamo pace con la tecnologia, i lettori preadolescenti, adolescenti, non faremo altro che perdere. Come afferma Marianne Wolf, che è un faro per noi che ci occupiamo di educazione alla lettura, oggi
dobbiamo pensare a un cervello bialfabetizzato, cioè dobbiamo educare, capire, conoscere questi mondi, metterci in ascolto, conoscerli anche in maniera più tecnica e scientifica e per poterli orientare, così come facciamo con la lettura, con i libri, con lo stesso metodo con cui crescono i bambini bilingue, cioè loro, gli adolescenti, i preadolescenti di oggi hanno diversi linguaggi, siamo noi adulti che dobbiamo imparare per educare, per orientare, no? Perché così come non tutti i libri sono buoni libri, non tutti i libri hanno buoni pensieri, lo stesso vale nei videogiochi, nelle altre situazioni online. Qual è il nostro dovere di adulto educatore? Orientare e dare degli strumenti. Non so se con questo ho risposto alla domanda. Diciamo che allora, hai già in parte risposto, ma appunto volevo che tu ci dicessi anche qualcosa a proposito appunto di questa forte contraddizione che spesso esiste tra ciò che gli adulti vorrebbero che i ragazzi leggessero e ciò che i ragazzi invece amano scegliere in maniera autonoma, cioè insomma cosa, in parte appunto tu ce l'hai già detto, ma veramente cosa concretamente possiamo fare perché questa contrapposizione venga superata, perché insomma superando il guado di una lettura di imposizione arriviamo invece ad una lettura di lezione, ad una lettura che i ragazzi hanno scelto, perché poi sappiamo che solo così ci si appassiona, cioè se si toglie la possibilità di scegliere è difficile che qualcuno si appassioni, cioè non, la lettura non può essere somministrata come un farmaco. Esatto. Allora, il punto è quello. Cos'è letteratura per i giovani e letteratura scelta dai giovani? Adesso c'è anche questa, come dire, questa tendenza, questo genere molto frequentato che è la letteratura per giovani adulti, young adult. Ma in realtà è una letteratura che abbiamo... una letteratura anche quella ancora di imposizione, perché se non ci si mette in ascolto ancora una volta delle loro istanze, anche quello che produciamo, quello che proponiamo, non parlerà il loro linguaggio, non parlerà la loro lingua. Io consiglio vivamente a chi vuole occuparsi di letteratura, di educazione alla lettura con preadolescenti e adolescenti, uno degli ultimi saggi di Aidan Chambers, L'età sospesa, io lo trovo preziosissimo, dice delle cose che dovrebbero essere per noi che ci occupiamo di letteratura per ragazzi, di promozione ed educazione alla lettura, lampanti, evidenti, ma in realtà non lo sono. Infatti sottolinea come la sua opera letteraria non nasce come un'opera per i giovani, ma è un'opera sui giovani, parla dei giovani, ed è questo il punto. Bisogna parlare di loro. Come si fa a parlare di loro? Bisogna mettersi, ribadisco, in ascolto. Mi è piaciuto moltissimo, rileggendo Marianne Wolf, questa sua citazione di Niccolò Cusano. Bisogna mettersi in atteggiamento di dotta ignoranza. Noi non conosciamo quei mondi, quindi non mettiamoci lì a guardiani, invece entriamo con loro, facciamoci anche accompagnare, guidare dai ragazzi. Cerchiamo di capire il mondo circostante, dobbiamo comprendere il presente. I ragazzi vivono in un'età di frammentazione, in una età che è stata definita della trasparenza, immersi in mondi narrativi, a noi adulti spesso sconosciuti, ma sono mondi narrativi, e sommersi da un diluvio di immagini, anche quelle sono delle narrazioni. Tutto questo noi abbiamo il dovere di esplorarlo, di studiarlo, soprattutto se abbiamo la pretesa di come dire, portare i lettori anche alla lettura sul libro cartaceo, che può essere, a mio avviso, anche sui book, ma alla lettura, diciamo, tradizionale e la lettura profonda, perché poi la lettura
Ovviamente questi mondi narrativi hanno delle letture nel web, hanno delle letture a scorrimento, no? Cioè rimangono superficiali. Quindi se abbiamo la pretesa di riportarli, intanto impariamo a conoscere, no? Ma entriamo nel mondo, conosciamo il presente. E mi permetto anche di dare un suggerimento per conoscere bene, meglio questo presente. Ci offre degli spiegati interessantissimi, degli strumenti importantissimi, un filosofo, Bang Chul Han, nella società della trasparenza, nella salvezza del bello, nello sciame visioni del digitale, ci sono strumenti importantissimi per comprendere il presente e aiutare i ragazzi, più che aiutare, orientare, aiutano noi ad orientare i ragazzi nella scelta dei contenuti, perché come sempre il problema non sono i medium, non è lo strumento, il problema sono i contenuti. Noi non ci dobbiamo preoccupare degli strumenti, del switch, del tablet, del telefonino, noi dobbiamo preoccuparci dei contenuti, dobbiamo valutare i contenuti ed educare i ragazzi a valutare i contenuti, come lo dobbiamo fare anche con i libri. Questo mi sembra evidente. Ecco, questo a mio avviso è il modo di riportare il focus dalla letteratura per ragazzi alla letteratura che parla ai ragazzi. Beh, a proposito di letteratura profonda, di lettori appassionati, vorrei conoscere la tua opinione anche riguardo a un altro aspetto. Ci spostiamo un po' su qualche punto di vista dell'editoria, uh-huh, piuttosto che degli educatori. E ti vorrei chiedere, pensi che attualmente il panorama editoriale si ponga come obiettivo quello di creare, di costruire lettori appassionati, abituati a una lettura profonda, o piuttosto invece, ammiccando un po' a certe mode, strizzi l'occhio a chi non è abituato a leggere in modo, insomma, da conquistare nuovi lettori? Qual è la tua opinione a riguardo? Ci sono entrambi i filoni, diciamo. Ci sono quegli editori che tendenzialmente cavalcano l'onda, per cui abbiamo, abbiamo dei filoni narrativi, delle produzioni, diciamo così, cercano di scimmiottare, no, questo tipo di lettura superficiale, diciamo, no? Questa lettura veloce. Noi lo sappiamo, la soglia di attenzione è stata stabilita ormai a 8 secondi, cioè quello è il limite di concentrazione, dopodiché passiamo subito a qualcos'altro. E attenzione, non parliamo solo dei ragazzi, anche molti adulti non diamo un buon esempio da questo punto di vista. Per cui ci sono gruppi editoriali, case editrici che cavalcano l'onda, ma grazie al cielo ci sono moltissimi editori di qualità che fanno un lavoro straordinario e che, pur mettendosi in ascolto e conoscendo il presente, calandosi nel presente dei ragazzi, offrono loro delle produzioni, offrono loro dei libri che parlano la loro lingua, che usano il loro linguaggio, ma con contenuti, densi di contenuti, con valori. Come sempre, bisogna discernere, distinguere. Ribadisco, non tutti i libri sono buoni, non tutti i libri contengono buoni pensieri. Molti editori cavalcano l'onda, d'altra parte sono imprese commerciali ed è difficile, però ce ne sono alcuni esempi eccellenti. Non ne citerò perché dimenticherei qualcuno, perché farei torto a qualcun altro, però ci sono editori che hanno questa straordinaria
hanno questa straordinaria capacità di trovare un equilibrio tra qualità sotto ogni profilo e gestione imprenditoriale, perché poi il punto è quello: cavalcare le onde spesso serve a mantenere l'impresa, che d'altra parte è uno aspetto necessario, anche l'editoria, cioè la casa editrice è un'impresa, voglio dire, e quindi deve essere sostenuta. Ci sono invece editori che guardano soltanto a quell'aspetto. In realtà poi c'è anche, secondo me, una mania, una sorta di follia generale nel cercare nuovi lettori, che è una cosa anche giusta, cercare di attirare nuovi lettori, ma perché questo deve presupporre, come a me sembra, no, come osservatore, abbandonare forti lettori, non preoccupati, tanto quelli sono già forti lettori e quindi non ci interessiamo più a loro e nel frattempo ne perdiamo degli altri. Ci sono dei circoli viziosi anche tra noi addetti ai lavori, tra noi educatori alla lettura, tra editori, ci sono dei circoli viziosi dal mio punto di vista e questo decisamente. Diciamo che noi dovremmo spogliarci dalle derive melenze sulla importanza della lettura. Lo sappiamo, la lettura è fondamentale. Per me la lettura ha molte funzioni. Il puro piacere, cominciamo da quello che ogni tanto lo dimentichiamo, il puro piacere di immergerci in mondi narrativi. Poi c'è la scoperta, c'è la conoscenza e poi c'è una connotazione a mio avviso fondamentale. La lettura è anche, ed è cara alla lettura, è un atto politico, è un atto di cittadinanza attiva. È necessario. Noi siamo nati con l'istinto di narrare, lo abbiamo già detto in milioni di salse, non siamo nati con l'istinto di leggere. E allora cosa dobbiamo fare? Innestare questo bisogno culturale, questo che è anche un atto soggettivo se ci pensi, però senza banalizzare, senza derive belenze, senza utilizzare Rodari, Proust, Marianne Wolf in citazioni a vanvera. Ecco, questo è importante, bisogna agire, bisogna conoscere e bisogna mettersi in ascolto con sincero interesse e creare, come dicevo prima, ponti tra il vecchio e il nuovo, non muri, ponti, in modo da arrivare ai ragazzi. Questo secondo me è fondamentale, altrimenti diciamo parliamo per noi stessi. In questi giorni ho riletto una citazione di Jung, che si può anche trasferire, no, a quello che noi adulti mediatori facciamo con i lettori. Lui ha detto: il più grande fardello che i bambini devono sopportare è la vita che i loro genitori non hanno vissuto. Ed è quello il concetto. Noi cerchiamo di imporre i nostri gusti, le nostre aspettative, e questo a mio avviso è assolutamente un errore, anzi questa potrebbe essere la ricetta per perdere ulteriormente i lettori. Spero di aver risposto alla sua domanda. Sì, allora tra l'altro, allora, mentre tu parlavi, mi veniva in mente una cosa che uno, secondo me, degli aspetti più delicati della nostra professione, mi riferisco in questo caso a quella dei bibliotecari, è proprio la costruzione dello scaffale. L'ideale sarebbe che nello scaffale, parlo in questo caso dello spazio dedicato ai ragazzi, ci fosse tutto, ma questo è ovviamente un obiettivo impossibile e spesso ti trovi, soprattutto quando te lo impone anche l'esiguità delle risorse, ti trovi veramente ad operare delle scelte e lì diventa a volte veramente difficile trovare il giusto equilibrio tra quelli che sono un po' i gusti personali anche del bibliotecario che comunque influenzano in qualche modo la formazione delle raccolte, la necessità di avere a scaffale ciò che piace ai ragazzi, perché spesso certi libri che ci fanno un po' storcere il naso però sono quelli che fanno un po', è una parola brutta, però diciamo fanno da esca. Ma c'è anche una grossa responsabilità che almeno io penso veramente sia un aspetto fondamentale della professione, ed è quello di
far sì che questi ragazzi arrivino a libri, a contenuti, a storie che da soli non incontrerebbero mai, perché altrimenti non facciamo altro che rimarcare le differenze tra chi vive in un ambiente culturalmente stimolante, che può essere la famiglia innanzitutto, e chi invece si trova tagliato fuori da questi meccanismi, per cui veramente penso, ritorniamo al discorso che hai fatto tu all'inizio della democraticità, dell'importanza delle biblioteche come veramente eccellente strumento di democrazia. E allora ecco che certe scelte che a volte possono sembrare elitarie, in realtà non lo sono, ma hanno proprio questa funzione, cioè di far sì che la bellezza sia a portata di tutti. E, io è una cosa in cui credo davvero tanto. Ed è fondamentale, è importante quello che hai detto. Allora tu dici, sì, ok, quando i ragazzi ti richiedono dei libri che tu valuti con contenuti poveri, pensieri poveri, secondo me innanzitutto è importantissimo non censurare, l'importante è mettersi in ascolto, cercare di capire quali sono gli ingredienti di quei testi, poi il professionista, quello che veramente è formato, che veramente ama, un vero attivista della lettura, un vero mediatore, anziché censurare, ascolta e poi propone le alternative, ma propone le alternative non imponendo i suoi gusti, ma andando incontro per gradi alle istanze del lettore. È importante quello, mettersi in ascolto, no? Del lettore. E quindi lo capisco, in una biblioteca sarebbe splendido ci fosse tutto, ma tutto non ci può stare, per cui anche lì la bravura del bibliotecario, e io ne conosco tanti bibliotecari bravissimi, non censurare, svalorizzare quello che è la richiesta del ragazzo, ma condurlo piano piano alle possibili alternative e alle alternative che noi riteniamo di qualità, no? E quindi d'altra parte, quando quando educhi alla bellezza, è come quando educhi anche il gusto nel cibo, quando mangi, difficilmente torni indietro. Ma bisogna farlo con rispetto, gradualmente, piano piano, e sono d'accordo con te. È il dovere del bibliotecario, dell'insegnante, dell'adulto mediatore portare, condurre per mano alla qualità, ai buoni contenuti, che siano anche visuali, perché attenzione, l'editoria nel bene e nel male cavalca anche quest'onda del visual, infatti abbiamo moltissimi albi illustrati ora per i più grandi, non solo per i piccoli, poi quando mai chi ha stabilito che erano solo per i piccoli, questo è da vedersi, però diciamo che esiste di più l'occhio agli adolescenti e preadolescenti, una produzione anche meravigliosa, non tutta per carità, di graphic novel, di romanzi illustrati, e anche lì bisogna dare strumenti, perché questi ragazzi sono sommersi da un diluvio di immagini e bisogna dare gli strumenti per decodificare anche quello, non solo la lettura, ma forse ho dimenticato. Va bene, come si dice in questi casi, ci avviamo un po' alla conclusione. Io starei qui a parlare con te per ore, però dobbiamo concludere. Ti ringrazio nuovamente, è stato piacevolissimo, ci ha offerto moltissimi spunti di riflessione, sono certa che chi ci ascolterà apprezzerà tanto. Ti ringrazio anche per i tuoi preziosi consigli bibliografici e ti auguro un buon lavoro e speriamo di vederci presto. Ciao, grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao.